San Valentino, la festa degli innamorati. Ma mentre ci riuniamo a celebrare questa occasione speciale, non possiamo ignorare la realtà che ci circonda. La realtà di un mondo in cui troppo spesso l'amore viene corrotto da violenza e mancanza di rispetto. L'amore dovrebbe essere un dono prezioso, che diamo e riceviamo ogni giorno. Dovrebbe essere una fonte di gioia e felicità per tutti coloro che ne sono coinvolti. Ma purtroppo, troppo spesso, l'amore viene distrutto dalla violenza, distrutto dai crimini contro la vita. Questi sono crimini orribili che hanno conseguenze devastanti non solo per le vittime, ma anche per tutti coloro che ne sono testimoni o ne sono coinvolti di riflesso, come madri, padri, nonni, zie e zii. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei bambini che ci circondano. Abbiamo il dovere di mostrare loro che l'amore è qualcosa di bello e prezioso. Non possiamo permettere che i bambini crescano in un mondo in cui la violenza e la mancanza di rispetto rappresentino la norma. Dobbiamo insegnare loro che l'amore significa rispetto e cura, non solo a San Valentino, ma ogni giorno. Come Libere Donne, a nome del presidente Caterina Biglirillo, facciamo un appello al cuore e alla consapevolezza. Regaliamo il rispetto a San Valentino. Regaliamo amore e cura. Lavoriamo per la dignità e la riscoperta dei valori. Siamo tutti responsabili di creare un mondo in cui l'amore sia celebrato ogni giorno. Buon amore, ogni giorno. Ogni istante.